In una giornata caratterizzata dai numerosi rinvii per maltempo, una delle poche gare in programma nel torneo regionale di eccellenza si disputa al Nicola Galante di Casalbordino, dove i giallorossi del patron Santoro tornano davanti al pubblico amico per bissare il successo casalingo dell'ultima apparizione da queste parti con l'Alba Adriatica. Segnali di risveglio nonostante la battuta d'arresto di 7 giorni fa in quel di Avezzano per la compagine giallorossa, che vuole lottare con le unghie e con i denti per tenere accesa la fiammella della speranza e della permanenza in categoria. Nel turno odierno i ragazzi di mister Di Simone hanno di fronte la Renato Curi angolana, chiamata a tirarsi fuori dall'orbita play-out, posizione occupata in coabitazione con il Ponte Vomano. Così come avvenuto nella sfida con l'Alba, l'atteggiamento in campo dei casalesi denota subito un'inversione di tendenza rispetto alle precedenti apparizioni, e questo cambio di rotta si manifesta dopo pochi secondi dal fischio d'avvio del signor Carluccio di L'Aquila. Sono trascorsi 90 secondi e il Casalbordino passa all'incasso grazie al gentile regalo concesso da Pastapiglia, che nel tentativo di spazzare fuori area il temibile spiovente dalla sinistra di Salghero fa Arachiri e infila alle spalle dell'esterrefatto Puddu. I ragazzi di mister Di Simone provano ad approfittare del momento di sbandamento nerazzurro e, dopo aver creato un nuovo pericolo con il doppio acuto di Della Penna e Salghero, arriva il meritato raddoppio che scaturisce da un tiro dal dischetto. Il penalty è accordato per l'intervento falloso di Ucci ai danni di Della Penna ed è Salghero ad incaricarsi della conclusione che manda i suoi in paradiso. I giallorossi continuano a stazionare in zona d'attacco e vanno a caccia del tris della tranquillità, che matura al 27esimo ed è preceduto da una pericolosa incursione dalla destra di Ciafardini, che Fuschi depotenzia con qualche affanno di troppo, ma il suo tocco è determinante per mettere fuori causa l'appostato Salghero. Tris, dicevamo, che arriva per merito dello stesso Salghero al bis personale con una rete di pregevole fattura. Il suo destro di prima intenzione sfrutta l'imitante spiovente dalla destra di Della Penna e piazza la sfera in buca d'angolo alla sinistra del malcapitato estremo angolano. Sull'altro versante Farindolini prova a dare un senso alla domenica di passione della truppa nerazzurra con un paio di stoccate a cavallo della mezz'ora che non danno grossi grattacapi al seminoperoso Thor. Poca cosa in verità per sperare in una clamorosa remontada, che in effetti non si verifica, e al riavvio dei giochi sono ancora i casalesi a recitare il solito copione arrembante dalle parti di Puddu, graziato in avvio da Ciafardini, che sparacchia da posizione propizia vanificando un'ottima percussione che si sviluppa sulla dorsale di sinistra. L'estremo nerazzurro rischia anche 2 minuti dopo sulla bordata dal limite di Della Penna, che si alza insidiosamente sopra la trasversale. Il capitano casalese aggiusta la mira e al 10° confeziona il poker per i suoi con un tracciante dal limite che termina la sua corsa nell'angolo più lontano. Esultanza speciale per il capitano giallorosso nel ricordo del super tifoso Nicola Galante, recentemente scomparso e al quale la società del patron Santoro ha deciso di intitolare l'impianto. I padroni di casa giocano in scioltezza e senza particolari assilli mentali. Al 36esimo è il neoentrato Grubesic a sfiorare la cinquina con una percussione solitaria dalla destra, ma la rete del debordante successo è destinata a concretizzarsi pochi istanti dopo grazie a Iannone, avversario con un siluro dal limite d'area che sfrutta l'errato disimpegno del pacchetto arretrato angolano sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. La truppa di mister Rachini prova ad alleviare la disfatta con il neoentrato D'Amico, senza ottenere il giusto epilogo. Episodio da Moviola al minuto 40 con la caduta in aria di Adauvo, che rimedia un cartellino giallo per simulazione. Finisce in goleada per il Casalbordino, che adesso comincia a credere sempre di più in una clamorosa rimonta salvezza. Un banco di prova impegnativo arriverà mercoledì prossimo nella difficile e quasi proibitiva trasferta di Giulianova del turno infrasettimanale di campionato. Mister Rachini, oggi un segnale negativo rispetto alla scorsa giornata, un passo indietro, secondo lei a cosa è dovuto? Ma approccio sbagliato, non siamo mai stati in partita e siamo stati surclassati dalla squadra avversaria per interi 90 minuti sotto tutti i punti di vista, quindi di questo mi dispiace, mi assumo io responsabilità, perché ovviamente è una squadra che alleno e so quello che può fare. Oggi purtroppo non siamo riusciti a fare niente di quello che si prova in settimana. Siamo andati sotto alla prima occasione e poi di lì è stato un continuo andare in difficoltà. E comunque bisogna dare merito agli avversari, ma non tanto dal punto di vista tecnico e tattico. Io penso che ha messo qualcosa in più sotto l'aspetto della cattiveria, avevano
qualcosa nettamente superiore alla mia squadra, quindi devo valutare questa cosa insieme ai miei ragazzi e mi assumo la responsabilità. Ho sbagliato qualcosa sicuramente, non l'ho preparata nel modo giusto e guardiamo comunque avanti con fiducia.